Ben ritrovati, gentili telespettatori. Nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale. In apertura torniamo sulla vicenda del clan dei Casalesi, quello che ha messo le radici in questo nord-est. Radici attraverso dei soldi che avrebbero consegnato al portogallese Fabio Gaiato, 12 milioni di euro. A tanto ammonta quel bottino che i Casalesi in qualche modo volevano recuperare attraverso il finanziamento di Gaiato, che poi hanno in qualche modo anche protetto, e in giro nel nord-est e anche nella vicina Croazia minacciavano le persone che non consegnavano loro poi i propri beni. Ma sentite il servizio di apertura del nostro telegiornale. Siete tutti morti. Non usavano giri di parole i camorristi con le loro vittime tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Dalla Campania, gli uomini del clan dei Casalesi si erano installati a nord-est per proteggere l'imprenditore di Portogruaro Fabio Gaiato. Quando i reclami nei suoi confronti da parte degli investigatori che avevano truffato diventavano troppo pressanti, così minacciando imprenditori veneti, friulani e croati, riuscivano a farsi intestare ville, terreni e autovetture di grossa cilindrata del valore di 180.000 euro o pretendendo bonifiche fino a 80.000 euro da far confluire sul conto delle società del faccendiere veneto. Gaiato, in qualità di finto promotore finanziario, è stato denunciato in Croazia da alcuni suoi clienti. Avrebbe raccolto abusivamente 72 milioni di euro, promettendo investimenti di altissimo reddito su piattaforme di trading internazionali, ma mai realizzati. Le denunce effettuate in Croazia hanno portato al blocco dei conti correnti delle società del 43enne, impedendogli così anche di restituire quanto investito, inclusi i 12 milioni di euro che il clan dei Casalesi gli aveva affidato. Nel momento in cui Gaiato si è ritrovato con le mani legate, la squadra dal sud si è mossa, puntando anche a far ritirare le denunce nei suoi riguardi. L'attività della Direzione Investigativa Antimafia di Trieste ha portato all'arresto, nell'ambito dell'operazione denominata Piano B, di 7 persone che risiedevano e agivano tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, tutte affiliate al clan e accusate di estorsione aggravata dal metodo e dalle finalità mafiose. Si tratta dello stesso Gaiato, 43enne, già detenuto in carcere, Francesco Iuzzino, 56enne, di Milano, ma di origini napoletane, residente a Resana, in provincia di Treviso, Gennaro Celentano, 34enne, di Napoli, già detenuto, Mauro Curtiello, 36enne, di Napoli, già detenuto, Walter Boriello, 42enne, di Torre del Greco, Luciano Cardone, 37enne, di Torre del Greco e domiciliato a Soliera, in provincia di Modena, e Domenico Esposito, 45enne, di Napoli, residente a Sant'Antimo. Altre persone risultano indagate e perquisite a vario titolo tra Treviso, Milano, Udine e Portogruaro, anche per favoreggiamento e abuso d'ufficio. Gli arrestati sventolavano sotto gli occhi dei malcapitati la foto di casa, moglie e figli, ma anche delle loro auto, utilizzando minacce di ritorsione o morte. Tutte le estorsioni sono state pianificate a Portogruaro, con incontri a Trieste e in Friuli Venezia Giulia, per poi essere messe in atto all'estero, ossia in Croazia. Quando le autorità croate, in seguito alle diverse denunce, hanno bloccato i conti correnti delle varie società riconducibili a Gaiato, sono stati bloccati anche i fondi degli investimenti della Camorra, ovvero i 12 milioni che la organizzazione criminale ha voluto poi recuperare, spennando gli ex soci e investitori croati collegati alla società del broker. Questo ha fatto scattare la spedizione a nord-est con tanto di bodyguard che dalla mattina alla sera presidiava l'abitazione e i familiari del 43enne per proteggerlo dalle continue e pressanti richieste di coloro che volevano rientrare in possesso dei propri soldi. Una sorta di buttafuori che picchiava le persone che si accinavano alla villa, garantendo, si avvicinavano alla villa garantendo così a Gaiato una protezione da eventuali attività ritorsive dei creditori, esasperati per questo mancato rientro dei capitali investiti. Coinvolti nelle estorsioni anche un ex appartenente alla Polizia di Stato, ora in pensione, nato a Udine, ma domiciliato a Trieste, che è stato perquisito e trovato in possesso di 42.000 euro in contanti. Assieme a Gaiato ha ideato di appoggiarsi ad un legale e a un ex combattente, entrambi croati, per prelevare alcune persone dall'Italia e portarle in Croazia, dove far loro firmare degli atti davanti ad un notaio che cessassero la rinuncia dei propri crediti e il ritiro delle denunce. L'altra posizione da approfondire e verificare riguarda un carabiniere della compagnia di Portogruaro che era stato contattato da uno degli arrestati, Iuzzino, per sapere chi avesse operato nei confronti di Gaiato. La moglie del carabiniere era infatti una dipendente di Iuzzino nell'ambito dell'attività di una ditta del Padovano. In tanti anni non ci sono mai state 7 arresti così rilevanti, ha detto il procuratore capo di Trieste Carlo Mastelloni, tutti aggravati dal metodo mafioso.
è un segno importante di collocazione permanente sul territorio di forze che sono espressione di clan. Abbiamo un territorio minato da queste organizzazioni e con le nostre poche forze stiamo cercando di creare più focolai di inchieste che rendano sostenibile il meccanismo. Gli investimenti di camorristi si estendono nelle località più rinomate della zona costiera e attraverso le intercettazioni si comprende come ogni giorno si inventino diverse maniere per investire in modo fraudolento. Torniamo sulla tragedia di Concordia Sagittaria, dove ha perso la vita la mamma Paola Castellette. Concordia si sta mobilitando per aiutare le due figlie della donna che hanno visto morire la propria mamma. Sentite in che modo. Concordia adotta le figlie di Paola Castelletta aprendo un conto corrente. Non si è fatta attendere la risposta della comunità di Concordia Sagittaria dopo la tragedia che ha colpito la famiglia Castellette. La morte della 45enne che cercava la figlia di 11 anni nell'abitazione in fiamme ha scosso gli animi dell'intera comunità concordiese. Ci sono le figlie di Paola che ora hanno bisogno di noi e non possiamo certo tirarci indietro di fronte a questa tragedia e alla necessità di quelle che consideriamo nostre figlie, ha spiegato il vice sindaco di Concordia Sagittaria Erika Chinellato. È una tragedia che inevitabilmente ha colpito tutta la comunità di Concordia. La vice sindaco si è incontrata con il gruppo Contrada San Giusto del Paludetto, dove vivono le figlie di Paola, una di 21, l'altra di 11 anni. Abbiamo pensato di promuovere una raccolta a sostegno delle due figlie di Paola Castellette, spiega ancora la vice sindaco. Chiunque volesse contribuire potrà effettuare una libera donazione con un bonifico. Faremo di tutto pur di aiutare queste ragazze che hanno perso davvero tutto, ha continuato Erika Chinellato, ma soprattutto hanno perso la mamma. Lo faremo sia come amministrazione attivando, se necessari, i servizi sociali, sia come semplici cittadini contribuendo alla raccolta fondi promossa dalla frazione dove Paola abitava. Sono certa che la nostra comunità anche questa volta dimostrerà tutta la sua grande sensibilità a sostegno della famiglia. Per chi volesse contribuire al sostegno delle due ragazze, l'unico metodo è il bonifico in banca con il beneficiario Lucrezia Miduri e la causale donazione volontaria. Intanto proseguono le indagini del NIAT, il nucleo dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Portogruaro, per appurare quale cortocircuito, se dalla presa elettrica o dell'albero, abbia scaturito lo spaventoso incendio di domenica mattina nell'abitazione di Via Battisti a Concordia. Domani, intanto, giovedì 15, alle 15, nella cattedrale di Concordia verrà celebrato il funerale di Paola Castellette. La stessa cittadina si fermerà per addio a Paola. La giunta comunale, guidata da Claudio Dorico, ha deciso infatti di proclamare il lutto cittadino durante il funerale, un lutto che ha colpito tutta Concordia ed inevitabilmente il territorio stesso dove la giovane mamma si era fatta voler bene. E adesso andiamo a Jesolo, una rete di impresa per IT Jesolo. Fabrizio Cibin ha sentito Faloppa della Confcommercio. Angelo Faloppa, in questo caso non soltanto nella veste di presidente Confcommercio mandamentale del San Donatese, quindi San Donà Jesolo, ma anche come, diciamo, uno degli artefici di questo progetto a cui crede molto, perché tra le eccellenze del nostro territorio c'è anche quella dell'enogastronomia. Sì, questa è una rete di impresa che ci stiamo lavorando già da un po' di tempo, perché è molto difficile, perché era superare quelli che erano gli individualismi per riuscire a mettere assieme delle eccellenze. Le eccellenze potevano essere quelle della ristorazione, ma la cosa su cui abbiamo portato tantissimo è far conoscere i prodotti che questi ristoranti di qualità utilizzano e creare un menù ad hoc con prodotti esclusivamente del nostro territorio e che vengono però lavorati e quindi proposti in maniera diversa a seconda delle usanze dei vari ristoranti, ma partendo da un unico prodotto. E soprattutto riuscire a identificare dei prodotti che possono essere un traino forte come immagine per tutta la località. Quindi riuscire a far convivere le nostre zone delle spiagge con l'entroterra e far capire che certi prodotti li possiamo avere solo noi e valorizzarli. Questo è un po' il succo diciamo di questo progetto. Non è una cosa semplice, perché prodotti in Veneto ne abbiamo tantissimi, 450 DOP, quindi è difficilissimo promuoverli tutti, ma se riusciamo a concentrarci su alcuni prodotti tipicamente della nostra laguna, delle nostre zone, probabilmente siamo vincenti, anzi senz'altro. E poi la cosa importante che noi veneti spesso non siamo capaci di fare è quello, siamo bravissimi a fare ma non siamo così bravi nel comunicare, nel dire cosa facciamo. Ecco, questo è un tentativo per riuscire a fare le due cose assieme.
Torniamo a Portogruaro. Dal portoguarese un dono natalizio di 22.000 euro per l'oncologia. Il servizio con Mauro Zanutto. Direttore generale, oggi all'azienda è arrivato un regalo di Natale, quasi 23.000 euro, frutto di tanta beneficenza e di vicinanza da parte della popolazione al proprio ospedale, alla sanità. Sì, questo è un territorio che, come dico sempre, è molto vicino alle nostre strutture ospedaliere e territoriali, anche con delle donazioni, e quest'anno abbiamo incentrato un po' la campagna sull'umanizzazione delle nostre strutture ospedaliere. Non solo buone cure, non solo bravi medici, ma anche ambienti accoglienti e pensare all'umanizzazione delle cure. Proprio per questo motivo abbiamo acquistato questi 3 caschetti refrigeranti, appunto anche con le donazioni che ci sono pervenute dall'Andos, dall'Ions di Concordia e da altre associazioni, questi caschetti refrigeranti che vengono utilizzati in oncologia per permettere alle donne che stanno facendo la chemioterapia di non perdere i capelli e quindi di poter continuare la loro vita facendo la cura, ma rimanendo donne, che è una cosa fondamentale, e quindi siamo contenti veramente di questo risultato. Allora, Andos Portogruaro, una grande somma, tanta beneficenza, tanta vicinanza a questo ospedale, alla sanità da parte dei portoguaresi. Come avete organizzato tanta solidarietà? Non è stato difficile in realtà. Andos è una realtà che ormai è conosciuta localmente e la nostra associazione viene riconosciuta dalle altre per il proprio impegno nella quotidianità della protezione delle donne operate al seno, nell'accoglienza delle donne operate al seno, ma stiamo lavorando per una condivisione anche con le altre associazioni che si occupano di oncologia localmente. Quindi, diciamo, ecco, quante persone hanno collaborato, se si può dare un numero, a questa vostra iniziativa? Impossibile dire, perché il direttivo dell'Andos più un certo gruppo di volontari che ha messo del loro, e i presidenti e collaboratori delle altre società, delle altre associazioni di volontariato, ma i presidenti e i collaboratori delle associazioni di come quali Confesercenti, Confartigianato, quindi abbiamo avuto un supporto proveniente tanto dal mondo del lavoro come dal mondo del volontariato. In più, tantissima disponibilità da parte di singole persone che hanno voluto esserci. A Motta di Livenza i commercianti sono arrabbiati, un paese diviso in due, davvero un Natale a metà per la cittadina di Motta, dove verso la zona dei Frati non c'è alcun evento, una manifestazione, quella natalizia, che evidentemente non riesce a decollare. Sentite. L'area del santuario è stata abbandonata, lo pensano i commercianti che si sono ritrovati per la consueta cena natalizia. In questa occasione è emerso il malcontento, secondo loro infatti nulla è stato programmato a Natale per Piazzale Madonna. Dispiace che non c'è mai la possibilità di creare qualcosa anche per quest'area, ha spiegato Aldo Moretin, titolare della fioreria Mimosa di fronte alla Basilica. Ci siamo ritrovati tra commercianti ed è emerso proprio questo. Non è stata capita la novità della navetta gratuita tra Piazza Madonna e il centro storico. Significa incentivare ad andarsene da qui. I biglietti per la navetta gratuita sono distribuiti all'edicola La Libellula. La titolare Fiorella Luisetto ribadisce: qui in zona si respira un po' di malcontento. Non è un segreto. Ho partecipato anche alle riunioni con i commercianti. Il problema è che Motta non è solo il centro storico. Anche qui ci sono commercianti che lavorano. Paola Marson, del negozio di abbigliamento Gaia, spiega che quando ci sono le fiere la nostra zona non lavora, e ci può stare. Quando si organizza il carnevale o l'agosto mottense siamo tagliati fuori, ma che anche a Natale si organizzano tutti questi appuntamenti senza organizzare nulla per l'area della Basilica, francamente non ci va bene. Il presidente del Comitato Madonna, Guido Marson, dice che da 23 anni si organizza a luglio la festa della birra. Nacque proprio perché quest'area non ha mai avuto un ricco programma di manifestazioni, e allora ci siamo arrangiati da soli. Non vediamo in questo senso dei cambiamenti.
Un po' tutti i titolari della realtà commerciale dell'area, all'incirca una trentina, la pensano allo stesso modo. Il sindaco Righi fa da il Moto Natale, dice, la sua prima edizione, siamo all'inizio, stiamo già valutando alcune novità per il 2019, però dobbiamo pensare che da dove siamo partiti, senza dare tutto per scontato. Da agosto ho lanciato un appello a tutti i commercianti di Motta affinché si organizzassero per avere un interlocutore attraverso il quale costituire qualcosa. All'appello ha risposto l'associazione Viva Motta, che si è messa in gioco e ha raccolto quasi 100 adesioni. A quanto pare però non tutto va bene a Motta, perché molti commercianti sono davvero delusi. E ora andiamo a Pramaggiore. Aldo Curtarelli ha sentito un imprenditore di Cinto, Bergamo, Giorgio Bergamo, che ha voluto coinvolgere dei ragazzi, in particolare un ragazzo con un offstage, un ragazzo che in questo modo viene indirizzato verso la propria autonomia. Ma sentite l'intervista a Giorgio Bergamo. Siamo con Giorgio Bergamo, lei è un imprenditore, è titolare di un'autofficina a Cinto Cava Maggiore. Siamo qui in un agriturismo per una festa di Natale di una cooperativa, Il Portico, che accoglie ragazzi che hanno problemi familiari e che per cui le famiglie non possono praticamente aiutarli, e questa cooperativa cerca di dare loro un lavoro, cerca di loro istruirli, eccetera. Lei ha in pratica avuto nella sua officina per un periodo di tempo uno di questi ragazzi. Ecco, per quale motivo lei ha accettato di avere questo ragazzo e com'è andata tutto sommato? Dirò che dare l'opportunità ai ragazzi che fanno parte di certe associazioni, che sono seguiti da educatori comunque, il bello è vedere che comunque si riesce ad avere dei risultati positivi dandogli l'opportunità di essere partecipi a quello che può essere anche l'attività lavorativa. Questo ragazzo che noi abbiamo avuto e che io ho detto di sì alla cooperativa di venire è un ragazzo che frequenta tuttora l'Ipsia. Noi abbiamo dei contatti comunque con le scuole e, essendo di fronte, ancora di più sapendo che dare queste possibilità a questi ragazzi vuol dire farli crescere e renderli sicuri su quello che può essere la continuità della vita, dare l'opportunità di essere a contatto del mondo del lavoro, e penso che sia una grande soddisfazione, perché il futuro di ognuno di noi è avere una posizione, avere un lavoro ed essere autonomi. L'autonomia è una cosa che penso che sia un desiderio di tutti, di avere un lavoro, di essere autonomi e di dare un qualcosa nel mondo della vita, diciamo. È una soddisfazione anche per la scuola vedere che un ragazzo di loro si è inserito e abbia dei risultati come quelli che hanno avuto questo ragazzo che è venuto da noi. Ecco, so che lei questa sera vuole consegnare un attestato a questo ragazzo, lo ha qui vicino a lei. E perché le vuole dare questo segno? Allora, l'attestato che do io non è che abbia un valore a livello di quello che può essere professionalità o cosa, però è un riconoscimento perché ha dimostrato di essere presente nel nostro ambiente di lavoro, dandoci la soddisfazione anche a noi di apprendere e farsi vedere che era un po' coinvolto e anche desideroso di imparare, e ha dimostrato che quello che io gli trasmettevo come l'ha appreso, l'ha messo in atto, diciamo. Una grande soddisfazione per lui e anche per noi. Adesso gli scatti dal territorio, c'è Vinicio Scortegagna con Fotoreporter. Grazie a Vinicio Scortegagna. Prima di lasciarvi voglio ricordare che potete seguire questo live, i nostri servizi, sulla pagina Facebook di Media24. Grazie a voi tutti, buon proseguimento con i programmi della rete.